ha disputato un turno in più rispetto alle dirette concorrenti. È comunque bello vedere, rivedere l'Itas di Etaca Trentino lassù, in cima alla vetta di quel monte chiamato Serie A. Fino ad ora sono stati racimolati 8 dei 9 punti disponibili, un ottimo bottino considerando dove è stato lasciato quello del tie-break, a Piacenza. La conferma più importante nella serata in cui Juan Torrent è stato tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare è arrivata dal carattere del gruppo. Sul 2-0 Itas, infatti, a 21-23 parziali, maturato grazie a prestazioni 5 stelle superlusso di Stock e Kasinski, i padroni di casa, trascinati dal proprio trio di palla alta, rientrano poderosamente in partita, 25-19, 25-21 Piacenza. Nel momento più difficile, ecco l'oramai leggendaria grinta e compattezza di squadra. Su tutti l'oppostone ceco Stokre, nominato MVP del match, visti anche 27 punti e il 71% in attacco. A seguire a ruota Juric, in ombra nei primi 3 set e poi improvvisamente rinato e decisivo, con 5 muri vincenti sui 13 complessivamente realizzati dai gialloblu. Da segnalare anche la prestazione più che positiva di Dore Della Lunga, partito titolare, che ha messo a bersaglio 9 punti col 47%, bravo nel gestire bene il campo. Nel quinto e decisivo set, vinto da Trento 15-10, Piacenza è costretta a fare a meno di Zlatano, infortunato sì. Per gli ospiti la lettura del gioco avversario diventa più semplice, si passa così velocemente dal 7 pari all'11-7 con, sugli scudi, il muro di Giudice. Adesso il compartimento stagno da aprire si chiama Mondiale per Club e prevede caldo, Qatar, Doha e tante partite in pochi giorni. Da difendere c'è il doppio titolo di campione del mondo, da scrivere c'è un'altra pagina di sport. Qualora infatti dovesse giungere anche il tris, sarebbe la prima compagine a metterlo a segno. Ma mettiamo le mani in tasca e attendiamo, fiduciosi.